Rosso di Gusto, una prima, diciamo, esperienza, una prima pubblicazione dello chef stellato Silvia Baracchi. Ecco, che cosa racchiude questa pubblicazione? Beh, tutte le mie passioni, il mio mondo, perché alla fine mi piace un po' scrivere. È un po'... mi diverte, mi diletto qualche volta. Sono infatti 6 piccoli racconti, storie d'amore, diciamo così. Un po' voluto legare quello che è un po' il filo della passione, no? Che è anche la cucina. E anche proprio la mia vita fatta all'interno di quello che sono ristoranti, il contatto con la gente, con tante persone, quindi è proprio un momenti di tanta passione sono stati. Quindi ho messo tutto un po' insieme e quindi poi le ricette saranno tutte fatte, infatti Rosso di Gusto perché ho usato soltanto ingredienti rossi. E quindi è stata una cosa, una scelta, ma una cosa così, ho detto ma facciamo un libro che non è il solito libro del falconiere oppure di un ristorante, diciamo, facciamo un libro che possa essere trasversale, anche si parla anche del falconiere, dei ristoranti che ho, del vino, però non solo di quello, però è anche l'idea di cucinare con ingredienti rossi che sono alla fine anche molto salutari, che fanno bene proprio allo spirito e al fisico, e quindi ho usato il peperoncino piuttosto che il pomodoro, piuttosto che peperoni rossi, oppure anche, che ne so, la melagrana, carne rossa, tonno rosso, gamberi rossi, tutto di rosso, tutto di più. Senta, c'è un ingrediente che magari nella sua vita professionale aveva, non dico non usato mai perché credo sia impossibile, però usato di meno e invece magari per scrivere questo libro l'ha sperimentato un po' di più? Ma per esempio il corbezzolo, io sinceramente mi è sempre piaciuto perché c'ha una forma particolare, però effettivamente poi l'ho provato, testato, riprovato e alla fine mi ha convinto e perché no, sì, anche quello va bene, sì. Senta, Rosso di Gusto, il rosso richiama anche ovviamente il colore dell'amore, prima esperienza, ne seguiranno altre? Penso di sì, guarda, ci ho preso gusto, è stato divertente anche perché ho trovato la fotografa Laura Dani che è stata una donna di esperienza nel campo fotografico, di gusto anche lei perché in qualche modo ha tirato fuori da piatti proprio una bella prospettiva, belle immagini, così, bei colori e quindi mi sono trovata molto bene e è stato un lavoro anche divertente tutto sommato, sì.